Ciao Sweet Family, siete pronti ad entrare nuovamente a Kaboom City, ovvero la città dei Super Zinx, perché ci sono in arrivo delle grandissime novità. Ma prima di cominciare, sigla! Welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati a Kaboom City, perché oggi grazie a Magic Box Toys andiamo ad aprire un sacco di blind bag, playset e mystery box, riviste a tema Super Zinx. Io li avevo già aperti tipo quest'estate, la serie 1, perché adesso in Italia è arrivata la serie 2. E quindi niente, bando alle ciance e cominciamo a scoprire il fantastico mondo dei Super Zinx, partendo dallo starter pack che potete trovare sia in edicola, ma mi sembra anche nei negozi di giocattoli, ad un prezzo di 4 euro lo starter pack, è costituito da una rivista in questo formato, dove all'interno trovate... Vabbè, troverete tipo dei fumetti, ok, super coloratissimi, e anche comunque delle varie spiegazioni per distinguere i rari, tutte le loro funzioni, tutte le loro potenze, eccetera, eccetera, eccetera. E ovviamente poi c'è anche una super mega checklist, bella chiara, dove vi presenta tutti i nuovi Super Zinx. Poi ci sono gli ultra rari, c'è un ultra raro che si chiama Professor K, se non sbaglio. Comunque è veramente super super illustrata questa specie di checklist, come chiamarla, starter pack. E nello starter pack inoltre trovate, allora, una mini bustina singola con all'interno un Super Zinx e anche una bustina, vabbè, trasparente in questo caso, dove c'è un motore, dove c'è comunque un mezzo di Super Zinx e un Super Zinx, se non sbaglio. Che belli, sono super metallizzati questi. E questa qua era lo starter pack dal prezzo di 4 euro. E quindi niente, poi vabbè, mi hanno inviato questi playset giganti da aprire insieme, scatoloni, scatoline, bustine, eccetera, 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 eccetera. Ognuno di loro ha un prezzo che va da 1 euro ai 24,90 euro, che però sono la stazione di polizia, quella più grande, insomma, quella più bella, eccetera. E che dire, teletrasportiamoci giù nella mia PoStation. Ed eccoci qua, Sweet Family, finalmente catapultati nella mia PoStation, prontissimi per aprire tutte queste cosine che mi hanno inviato dei Super Zinx. Io direi di partire dalle bustine da 1 euro, queste qua con all'interno il personaggio singolo. E cominciamo dalla prima, quindi guardiamo che personaggio ho trovato. Oh mio Dio, questo qua a forma di hamburger, guardate. Ovviamente i Super Zinx si dividono in rivali e i buoni, insomma, e quelli buoni. In caso ho trovato Hard Burger, che dovrebbe essere un Super Zinx buono. Oh mio Dio, questo qua è tipo una scarpa, sembrerebbe una scarpa con un calzino. Ed ho trovato Naughty Socks, che dovrebbe essere un cattivo. Difatti sembra proprio un calzino. Sì, Socks, calzino. Un altro calzino. Bene, ho trovato già un doppione. Andiamo bene. Questo qua in questo caso è un missilone. Ed ho trovato Dark Dart. Ma cioè, ma ragazzi, guardate i colori che hanno questi Super Zinx. Sono veramente molto più belli della prima serie, devi la sincera verità. Ok, poi ho trovato un altro hamburgerone, però in questo caso verde. Wow, che carino questo! A parte che adoro tutti i personaggi che hanno questi colori rossi. Ed ho trovato X-Ting, che dovrebbe essere tipo un... mi sembra tipo un estintore, esatto, perché il suo rivale è il fuoco. Perché come vedete, guardate... Ogni personaggio c'ha anche un suo rivale, cioè nel senso Hard Burger c'ha come rivale un cattivo che è Frenetic Fries, ovvero patatine frenetiche. Ed ho trovato una scarpa, Chuckle Boy, ok, che dovrebbe essere tipo una scarpa da
baseball, da, insomma, da calcio. Sì, è una scarpa da calcio, come vedete c'è sotto i tacchettini. Ottimo. E infine l'ultima bustina singola ho trovato, ok, che dovrebbe essere una pallina da baseball, esatto, sì, perché come vedete c'è in mano il guantone, ed ho trovato Fastball, e il suo rivale, diciamo, è Bat, insomma, che è una mazza proprio da baseball. Ok, e questi qua sono i personaggini che trovate singoli. Poi apriamo questa busta, dove all'interno trovate un nascondiglio, perché ovvero i nostri Super Zinx hanno dei nascondigli dove nascondersi dai loro rivali, più un Super Zinx. Che belli, hanno cambiato il formato questa volta. Qua c'è tipo una sicura. Ah, ok, che la sicura fa smuovere la rotella e rivela il nostro Super Zinx, come vedete. Eccolo qui. E questo qua si tratta di Action Bread, quindi pane in azione. Guardate che carino, che è veramente simpatico. Ah, oh mio Dio! Allora, questo qua è il nascondiglio. Come vedete, il nostro personaggio poi si chiude all'interno. E guardate, tipo lo vedete nella sua casupola, all'interno lì nel buchino, vedete che sbircia se ci sono dei nemici in arrivo. Poi, visto questi, direi di aprire, ah ok, la bustina trasparente che abbiamo trovato nello starter pack. Guardiamo. Innanzitutto è metallizzata ed è bellissimo questo colore super metal, perché hanno abbinato dei colori molto belli, l'oro, il fucsia metallizzato e il verde metallizzato, e come vedete c'è questo tipo, questa specie di pipiro qua, che voi praticamente sulla macchinina inserite. Ogni Super Zinx c'ha il suo coso qua, il suo buco, lo incastrate e voilà, lo trovate, lo praticamente posizionate, che alla fine andrebbe così, lo posizionate sulla loro macchinina, sulla loro Super Cars. E questo qua sembrerebbe un megafono e si chiama Power Wave, ok, ed dovrebbe essere un cattivo, se non sbaglio, che tipo va contro un microfono. Ok, adesso direi di aprire queste scatoline, che sono le scatoline che contengono la macchinina, quindi la supercar, e che in questo caso si chiama Super Jet più un Super Zinx. Allora, all'interno di queste mini box trovate, vabbè, la macchinina, ok, guardate che carina che è anche questa, anche se preferivo quella metallizzata, colori top, questo violetto è fantastico, e infine c'è un altro personaggio e si tratta di un altro calzino, e via, che freccia, veramente le ruote girano tantissimo, e quindi potete farlo frecciare più che potete, e inoltre su queste cars ci stanno anche bene le Lil, sì, direi di sì. All'interno di queste mystery box trovate invece due Super Zinx, quindi due personaggi, un hideout, quindi un nascondiglio, e un Super Jet, quindi una macchinina. Allora, questa qua avete la vostra cosina così, e poi arrivo. E dovete tipo aprirla così, e all'interno c'è il nostro personaggio. E ancora ho trovato una scarpa da calcio. Poi, all'interno sempre di questa mystery bag, ho trovato un elicottero, però in questo caso ho trovato, ovviamente penso, un raro, perché è super d'oro. Sì, dovrei aver trovato un raro, e guardate che cosa carina qua dietro, che ha il tipo un lecca lecca, un ciupa ciupa. Se è d'oro è super raro, se è argento invece il Super Zinx è raro. E questa qua è la supercar, e in questo caso ne hanno aggiunto una supercar di formato nuovo, ovvero l'elicottero. Ok, poi seconda mystery box, ho trovato un altro nascondiglio che dovrebbe essere un doppione. Sì, ho trovato un doppione, perché è uguale a questo, però all'interno non è detto che ci sia un Super Zinx doppione. Guardiamo. E ho trovato un gabinetto, ho trovato un vata, ragazzi. E questo qua si chiama Wonder Sea versus Rebel Roll, quindi è tipo versus la cartigenica, bene. E infine all'interno di questo box c'è anche il secondo accessorio, ovvero la car, la Super Jet qua.
E guardate che cosa ho trovato. Non ho trovato la macchinina, ma ho trovato una barca, quindi un motoscafo sembrerebbe. E ho trovato proprio la carta igienica. Eccola qui che ho trovato, Rebel Roll, scusate. E visto questi prodottini che potete trovare in edicola, andiamo ad aprire invece i playset. Ecco, in questo caso li trovate nei negozi di giocattoli. Io li ho visti alla Toys anche. E direi di aprire questi, che ce ne sono dentro. In questo set c'è un 9 Super Zinx, 3, 6 e 9. Ottimo. E all'interno qua dovrebbe esserci un Super Zinx. Sul retro di questi playset, inoltre, vedete anche una checklist dove i nostri Super Zinx vengono divisi per famiglia, quindi club, e anche per rarità. Ok. Ah, che carino, c'è anche una tipo un adesivo, una... Ah no, questo qua vi fa vedere che all'interno c'è anche un... c'è anche il nome dei due rari. In questo caso quelli super rari sono Candy Strike, che è questo tipo specie di caramella. Ah sì, ok, una caramella, che è un doppione, l'ho già trovata prima, con un mega chupa chupa sul retro. E poi è un versus, quindi va contro Pumpkin, che è il re delle zucche. Ottimo. E poi qua c'ho altri 9 Super Zinx da scoprire insieme. Finalmente ho trovato Frenetic Fries, ovvero patatine frenetiche. Arrivo, sono super incastrati. Guardate che carine, sembrano tipo all'interno della confezione delle patatine del McDonald's, ma anche quel suo tipo mantello. Guardate quanto sono gialle, super colorose. Poi ho trovato un tiro a segno che si chiama Circus, che dovrebbe essere un buono. E inoltre questo qua non è un missile, ma è una freccetta che tipo va qua, ed è un cattivo. Un'altra pallina da tennis, mi sembra. Sì, esatto, comunque una pallina, che è dalla serie Crystal. Ah, no, una pallina da bowling, perché come vedete su qua c'ha i tre buchi. E si tratta di Strike. Sì, esatto, ho trovato un altro istintore, quindi X-Fing. Questo qua. Cos'è? È un crystal sicuramente, perché è super trasparente. Si chiama Reflector. La lavatrice si chiama Joy Rumble, che è un è praticamente la buona del rivale, che sarebbe il nostro calzino, quindi Naughty Socks. Praticamente questi Super Zinx riprendono le cose, comunque cioè tutte le cose che ci circondano quotidianamente nella nostra realtà. Uno dog della serie Cibo. Si chiama Dogfurt. Poi ho trovato un altro crystal, quello qui, che se non sbaglio è un dosatore di sapone. E si tratta di Max Bubble. E infine ho trovato, per la gioia di chi va continuamente al gabinetto, un'altra carta igienica. Playset che potete trovare sempre nei negozi di giocattoli è questo, dove trovate 1, 2, 3, quindi 3 mezzi di trasporto, 2 Super Zinx e infine degli accessori, insomma, tipo da stradino. All'interno del nostro playset c'è questo mega supercar, guardate quanto è grosso, veramente gigante. Poi una, diciamo, sembrerebbe tipo una scenografia, quindi in questo caso dovrebbe essere una bakery. Poi una car, un supercar, guardate. 2 Super Zinx, che in questo caso sono... E sono Wondernut, che dovrebbe essere tipo una ciambella. E poi c'è Thunder Slider, che ovvero questo, che non capisco di che personaggio si tratta e a cosa è ispirato. Che tipo, come sa che vanno incastrati questi mini proiettili all'interno. In questo caso è... e li lanciate addosso alla bakery. Ok, sulla supercar invece questa super mega camioncino, che sul retro chi nasconde? Guardiamo, magari c'è dentro un Super Zinx. No, voi potete inserire il Super Zinx qua, perfetto, e farlo nascondere, combattere, eccetera. E voi prendete praticamente qua, premete questo tastino giallo e voilà, vi lancia il vostro missile. E questo qua era il super mega unboxing dei Super Zinx che mi ha inviato la Magic Box Toys.
E rieccoci qua a Swirl Family di ritorno da Kaboom City. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se insomma questi super jinx vi sono piaciuti, mi raccomando fatemelo sapere giù nei commenti. Se magari li avete già unboxati, se avete già aperto la serie 1, se siete già arrivati alla serie 2, insomma fatemi sapere tutto giù nei commenti. E che dire, io spero che questo video vi sia piaciuto, perché se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, e inoltre mi aspetto anche su tutti i miei social network, quindi Instagram, la mia fanpage di Facebook e il mio profilo TikTok. Io per adesso vi mando un super mega bacio zingoso a tutti e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video! Ciao!